nuovo anno accademico pieno di sorprese, di belle novità. Partiremo con il master per professore d'orchestra, inoltre avremo anche in partenza i dottorati di ricerca che ci sono stati assegnati quest'estate dal Ministero. E per concludere, il 25 vedrà il Conservatorio impegnato in progetti europei con i fondi finanziati dal PNRR, insieme ad altri quattro partner, che lo vedrà impegnato nella costruzione di un festival e sarà portato in giro per il mondo a rappresentare appunto il sistema AFAM italiano e la sua cultura. Toccheremo l'Uzbekistan, l'Australia e la Francia. Quanti sono gli studenti iscritti a questo conservatorio? Sono all'incirca 700, tutti dell'area accademica, molti si diplomano e ovviamente il ricambio è difficile, insomma, che possa riequilibrare, però siamo un conservatorio medio, i numeri sono giusti. Che sbocchi offre a uno studente un conservatorio come questo? Bene, la nuova fase di evoluzione dell'offerta formativa musicale offre molto perché non si è più relegati al musicista, esecutore, ma ora con le nuove discipline, con l'offerta allargata, si creano competenze anche di capacity building, cioè di autoimprenditorialità del musicista, altre competenze che sono sempre afferenti alla musica, ma che non necessariamente riguardano il proprio strumento. Quanto è cresciuto in questi anni il conservatorio? Lo vediamo molto presente adesso sul territorio rispetto a prima. Sì, questo è giusto, ci impegniamo molto affinché possiamo soddisfare tutte le esigenze che il territorio chiede, quindi siamo entrati capillarmente nel tessuto socioculturale della città e come giustamente ha detto lei, siamo presenti anche nelle manifestazioni più importanti della città. Il motto è un nuovo inizio. In effetti potrebbe anche sembrare un'ovvietà, ogni inizio è nuovo, eppure il nuovo inizio del Conservatorio dell'Aquila apre delle strade magnifiche culturalmente e quindi di benessere nella vita dei singoli studenti e dei concittadini aquilani e anche dell'intero Abruzzo, che lascia appunto ben sperare per quello che è il futuro sia dell'istituzione che della vita culturale aquilana e abruzzese.